Ciao a tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Gossip Girl, come dico io, da Emanuela Iaquinta. Allora, iniziamo a parlare ovviamente della continuazione, no? Perché voi volete sapere, alla fine, Ilary Blasi e il capitano, no? L'ex capitano della Roma, Totti, si lasciano o non si lasciano? Non si lasciano. Lei, Ilary, appunto, è presentatrice dell'Isola dei Famosi, era al programma Le Belve su Rai 2 e ha confermato la non crisi assolutamente, che negli anni ci sono state comunque dei piccoli litigi, piccole discussioni, però ogni tot i media ovviamente vogliono amplificare un po' la situazione, ma assolutamente che lei non perdonerebbe un tradimento, neanche lui. E poi una piccola chicca che vi voglio dire anche a voi, per chi non ha seguito il programma, è che la piccola Chanel si sarebbe dovuta chiamare Roma. Detto questo, passiamo all'altro argomento che è molto interessante. Parliamo di Joao Felix, giocatore dell'Atletico Madrid. Non voglio parlare ovviamente delle sue prestazioni sul campo, ma dell'extracampo, poiché povera la sua fidanzata 19enne, Margarita Curseiro, è stata vittima hackerata di revenge porn, quindi molte foto, molti video suoi sono stati ovviamente buttati nel mare di internet. Si supponeva fosse stato l'ex fidanzato, ma lui ha assolutamente negato tutto, dicendo che è rimasto un buon amico di Margarita. E poi continuiamo a parlare della nostra amata Wanda Nara. Eh già, Wanda Nara fa sempre parlare di sé, ogni tot. All'estero parlano moltissimo sui, ve l'ho già detto, sui programmi, comunque nei programmi di svago, di gossip, parlano di lei. E perché mai adesso? Perché praticamente, possibilmente, molto probabilmente, un hacker, ma io ne dubito fortemente, sinceramente, ha pubblicato delle Insta Story con dei messaggi di direct di Instagram, dove un calciatore, Ezequiel Barco, avrebbe commentato, ha commentato comunque, perché quelli sono veri, i commenti, per carità, ha commentato comunque in maniera molto carina, dicendo che è perfetta, che lei è perfetta, che non le manca nulla. E ricordiamo che lui è del 99 ed è stato nel 2016 eletto uno dei 60 giocatori più talentuosi dal The Guardian. Detto questo, alla prossima. Ciao!